possibile fare una recensione, quindi far sapere all'utenza che si interessa del libro, c'è una nuova opera, e dare delle indicazioni, che è già qualcosa che anche solo a livello di divulgazione può essere importante. Quindi io generalmente leggo, si può dire che il 99% di quello che è scritto in letteratura in italiano, e anche non in italiano solo, poi la maggioranza delle leggo le. Quindi io lo squarcio da alcuni anni e in realtà avevo anche scritto una recensione sul libro precedente, la psicologia dell'Aikido, quando mi ha informato che era la prossima pubblicazione, questo mi sono un po' ricattivati, perché sapevo che ci sarebbe stato presto da fare e non mi sbagliavo tanto, nel senso che nel leggere questo testo mi sono chiesto un po' di cose. Voi dovete sapere, lo dico soprattutto per i non praticanti di Aikido, che testi di Aikido faccio veramente una suddivisione banalotta, ma non è facile. Si dividono nei testi Aikido dalla A alla Z, in 10 lezioni, con le fotografie di tipo acchiappa di qua, di una gamba di tutti per terra, libri fotografici, che generalmente sono divulgativi, ma bisogna avere un'esperienza precedente, probabilmente, quello che si legge nel testo, perché altrimenti una persona che non pratica il testo segue o segue, no? Forse se volete un editorio, non parlo di questo, eccetera, in quel senso, ma se volte il mio coraggio di editorio, non sono quello di chiuso, anche le fotografie, quindi l'utente che prova a sapere quella lista da cui non sono. Poi c'è un'altra categoria di persone, che è quello, sono quelli invece nella quale si approfondisce la filosofia, si approfondisce la storia, si approfondisce il legame con la spiritualità. Testi, c'è un caso di questo, che in Occidente noi abbiamo una grande visione, un grande ricavo da quella che è la dimensione mentale, e quindi la dimensione intellettuale, e la dimensione, come diceva prima il maestro Montermini, pratica, fisica. Il fondatore dell'Aikido è stato geniale perché ha preso queste due dimensioni e le ha messe insieme. E ha detto: quello che mi riesce col corpo mi riesce con la mente, ma non è vero che quello che mi riesce con la mente poi mi riesca con il corpo. E quindi un libro che sia anche molto chiaro, perché Aikido parla di un dialogo, soprattutto di un dialogo tra tre personaggi, tra un maestro, uno dei Lamaci, che significa anima, cuore, cose, un allievo tra virgolette esperto in un pupazzarello, che si chiama Baka, che è appunto in giapponese quello che sono un pilota, una persona un po' affidabile, sono un professore qualche volta, quindi una figura poco negli schemi. E poi c'è il giovane allievo, l'allievo futuro, l'allievo che vuole conoscere, ed è un dialogo tra queste tre figure, no? Quello che è sorprendentemente positivo di un libro come Vanden Eyck è che, nonostante la sua ricchezza di fonti, su questo libro viene citato solo Maria Scilla e tutti i principali allievi che hanno creato delle correnti linguistiche specifiche, Kintsugi Sensei, Tan Sensei, Sai Sensei, i grandi che hanno fatto la divulgazione del Dio a livello planetario, ma su questo libro si cita Hillman, penso che del profondo, si cita Pauli, dove è citato Jung, si parla di Chuang Tzu, la filosofia. Quindi voglio dire, anche a livello culturale si tratta di un'opera spessa. Mi verrebbe da dire un'opera
San Francesco è semplice, non è facile. La musica di Beethoven è semplice, ma non è facile. Vanno in anche il gruppo semplice, nel senso pubblico e essenziale. E c'era secondo me un pochino bisogno per ricongiungere un po' la tendenza del cesso di liberalismo, che quindi certo che un po' naviga attraverso le citazioni corte, ma poi se queste citazioni non sono vissute, rimangono la possibilità di ostentare il proprio sapere e rimane tutto qualcosa di abbastanza sterile, no? L'aikido deve essere vissuto, l'aikido deve essere proprio quotidiano, allora diventa molto interessante. Questo è un libro che secondo me cambierà ogni volta che lo rileggerò, perché ogni volta che lo rileggerò accade un po' come la storia di, non so, il famoso film La storia infinita, è quel film nel quale il lettore del libro si scopre anche il protagonista del libro e si scopre anche lo scrittore del libro. E non c'è più un lettore e un autore, dove però avendo quello è di Angelo Armano, ben scritto, però è di Angelo Armano. No, mi leggo un po' io il male dell'archivo, e questo che fa un libro qualcosa di veramente utile. Nel senso che non è un libro, è un libro, è un libro che funziona anche da un capitolo all'altro, cioè quando lo si legge. Da questo punto di vista io mi sento molto onorato di presentare questo oggi questo, perché al di là dell'amicizia che mi lega con Angelo, sono contento che ci siano un po' opere così che si affacciano alla possibilità di essere lette per il grande pubblico, perché ce n'è tanto bisogno. Prima di chiedere qualcosa di più specifico, di chiedere direttamente all'autore, ti dico solo che questo è un libro molto coraggioso. È un libro che svela molti altarini che attualmente ancora sono parecchio gerarchicizzati, inutilmente gerarchicizzati, nel mondo dell'aikido, tra virgolette,